Ninfa il suo nome, ha compiuto un anno, da grande chissà, farà il mestiere dei suoi genitori, la stoffa c'è, il sorriso anche. Papà e mamma sono due artisti di strada, un po' nomadi, erano di passaggio qui a Spinazzola, quando la piccola decise di venire alla luce, accolta dalla comunità, quasi fosse la figlia di tutti, che con lei adesso fanno festa. Io sono rimasta incinta e poi volevo partorire a casa e la mia casa era una roulotte. Quindi avevamo la roulotte qua a Spinazzola, io ho partorito a casa, nella mia casa. Poi volevamo condividere, un anno dopo, volevamo condividere, festeggiare a Linfa e siamo stati accolti benissimo. Ci sentiamo a casa e diciamo volevamo festeggiare con voi. Senza più l'ospedale i bambini qui non nascono più, la presenza di Linfa, vitale più che mai, vuole essere un augurio. Dal 91 non nascevano più bambini, nell'ultimo decennio per alcune casualità sono nati due o tre bambini a Spinazzola, lei è l'ultima, si chiama Linfa ed è un augurio per la città perché possa dare la linfa giusta per crescere. Vogliamo dare una speranza nei posti in cui andiamo di riportare la vita, quindi di riportare la nascita e che chissà che soprattutto i piccoli paesi inizino a ripopolarsi di nuove anime.